Intanto qua andiamo a tagliare la tagliata. Meglio, questo è un pane a pasta dura, ok? Cosa significa a pasta dura? Significa che la farina naturalmente assorbe circa la dose ideale, il 50% del proprio peso in acqua, in liquidi, quindi un chilo di farina, mezzo litro d'acqua indicativamente. In questa ricetta ci sono 3 etti di acqua, 300 grammi, quindi il risultato è un pane estremamente duro, ok? Importante è che il sale non venga mai a contatto direttamente con il lievito, in cristallo, quando è in cristallo. Acqua salata può venire a contatto con il lievito, ma il sale in cristalli no, perché altrimenti me l'ammazza. Io adesso la prima cosa che faccio è fare come per fare la pasta frolla: prendo lo strutto e lo sbricio dentro la farina, in modo da rendere uniforme, distribuirlo uniformemente. A 90 gradi, 98 gradi dovrebbero formarsi da solo i fiocchi di ricotta. Punto. Praticamente prima sono andato in pari, adesso vado in tralice, in modo da farla allungare in questo senso, sempre, in modo di farla allungare in questo senso, però di qua lasciandolo piatto. Poi lo giro, vado dall'altra parte e si monta su. O Mustafa. Dopodiché lo rigiro, ok? In questo senso. Oppure,
cane. Lo lascio così e questi vengono chiamati angeli. Ho capito. Qua si possono anche incidere per fare dei riccioli. Oppure normalmente piegato così, che è praticamente una coppietta semplificata. No, te la sempre tirare. Anche dall'altra parte, fallo pure. Vedete che ci sono, appaio.